appassionati di basket, ben ritrovati al Palafanzini di Senigallia. Dopo una lunghissima assenza durata ben 3 settimane, che ha portato la Golden Gas nel giro per l'Italia per confermare il quarto posto nella griglia playoff, l'obiettivo che è stato raggiunto dai ragazzi del San Giovanni, reduci dalla sofferentissima vittoria in quel di Pogli, esattamente come l'avversario odierno della Stella Azzurra Roma, stanno cercando di abbandonare l'ultima piazza in classifica per evitare la retrocessione in Serie C. E proprio la Stella Azzurra Roma, che quest'oggi arriva a Senigallia per giocarsi una cosa fondamentale, ma i ragazzi di coach Alessandro Valli invece hanno un impegno meno gravoso, in quanto il quarto posto è stato già matematicamente raggiunto nonostante la vittoria dell'Eurobasket Roma nell'ultimo impegno di campionato. La differenza canestri premia il biancorosso senigallese, quindi le prossime 3 gare di regular season non hanno più un significato così pressante per il campionato di campagna, ma sicuramente oggi ci sarà da sfidare, perché la formazione cittadina è nota in tutto il girone C di questa categoria per essere una delle più giovani per età media e soprattutto una delle più atletiche, delle più fisiche. Andiamo a vedere subito i quintetti per la Stella Azzurra. In cabina di regia c'è il numero 9 Nicola Savoldelli, il numero 10 Andrea Torre. Avremo modo di parlare ancora lungo di questo ragazzo perché è uno dei più promettenti della scena nazionale. Il numero 6, Mattia da Campo. Il numero 54, Valerio Cucci, è proprio in questa circostanza. Conquista subito un fallo, il primo giro di lunetta. Senigallia risponde con un quintetto abbastanza anomalo. Il pro scrime in cabina di regia, assistito da Fabio Giampieri, Mike Bertoni, con il numero 20 Nicola Casagrande e il numero 8 Nicola Catalani. Golden Gas subito in avanti con primo numero di raddoppiato. Davide Bertoni scarica nell'angolo ma viene anticipato. Il possesso è proprio nelle mani di Latore. Sopra la metà campo, poi va a seguire il compagno, ancora la torre riceve. Saudelli da campo, la torre fuori dal 75, a partire da qui è in questo modo sarà prendere in balzo Cucci, sbaglia questa volta, prima secondo pallone sbagliato dai ragazzi di coach Alessandro Valli, la torre recupera, scambia con il compagno, poi Nicola Catalani in qualche modo rimedia al pasticcio precedente, lancia a Casagrande, si butta dentro, non realizza ma conquista di equilibrio il primo fallo per i ragazzi di Cucciangelo Santini, quindi tutti i libri per Riccardo Casagrande. Gli arbitri dell'incontro sono i signori Francesco Venturini di Capannori, Lucca, ed Emanuele Orlandini di Livorno. Parliamo di questa piccola pausa per ripristinare il campo, perché come si noterà dalle immagini oggi in panchina non è seduto al coach Alessandro Valli, bensì il suo vice Mirto Galli, al momento che il tecnico romagnolo della Golden Gas, in occasione proprio dell'ultima trasferta in Corgitori, è stato sanzionato dagli arbitri con 2 giornate di squalifica. C'erano bastoni precedenti per questo campionato, quindi dovrà soffrire insieme al pubblico sugli spazi del Palafanzini. Giusto intanto per Casagrande che accorcia meno uno, però la Stella Azzurra già dall'altra parte va a realizzare altri 2 punti su un bellissimo scambio di Tipurato per Esprima, che va a soffrire un po' la marcatura di Savoldelli di Esprima in questa prima fase. Casagrande, si fidano su esperienza, compagno, prima,
senza scrivere, ma il fallo questa volta lo subisce. Dopo partire un tiro, ma il gioco era già fermo. Sarà semplice rimessa e non il giro di lunetta. Giampieri. Vedere scrima, riceve. Allora, casa grande, adesso tiro di Riccardo Casagrande. Quarto punto consecutivo per Ricky Casagrande. Ora Strazzurro gioca l'altra parte, la torre. La torre. Carondelli. Riceve tutti. Adesso nel 6.75. Molto bene poi il numero 25 Cacace, subisce il fallo, si scusa Fabio Giampieri, due tiri liberi per il giocatore laziale, non un'affluenza record al Palapazzini per oggi, proprio ha posto un paio per i biancorossi, non è di quelle particolarmente allettante, si è giocato prima venire. Sicuramente buona parte degli affezionatissimi tifosi segaliesi e Luca assiste a questa gara, un'occasione per i tifosi segaliesi per dare un po' di spazio a quei giocatori che nel corso della regola season con gli stessi partiti dalla panchina, ad esempio il prossimo ma qui settimane sorvegliato il suo spazio. Intanto bello scambio da una parte all'altra, prima Giampieri risponde prontamente la spena azzurra dall'arco dei 6.75. Ora scriva si butta dentro nel traffico, non c'è problemi audio. Ora Casagrande fa partire Catania un tiro improbabile, 9 metri. Cambia idea, sembrava essere abbastanza deciso, correzione di gara, la rimessa sarà nelle mani della Gomez. Giampieri ora si incarica di rimettere in gioco questo pallone. Voglia scrima, Laura Casagrande, Catalani, butta dentro Catalani, in qualche modo la tira con un angolo più delicata, dell'azzurra, in più volendo anche un fallo, quindi una rimessa dei ragazzi di Coach Angelo Santini, ho svagato insieme ai ragazzi della alla fine sono parecchi palle persi, il primo quarto è anche a metà, non è vero, già quattro palloni persi, parecchie soluzioni affrontate, una partita che nonostante la classifica sia impietosa per i ragazzi non bisogna troppo valutarli perché è una formazione che quando gioca non ha nulla da perdere, lo sta dimostrando anche quest'oggi. Scrima Catrani, spara la luna, ora la stella giura già la parte, la torre c'è spazio, c'è uno scontro nel pitturato tra tutti i Bertoni, l'arbitro interrompe il gioco, dovrebbe esserci un fallo sanzionato a Mike Bertoni, così è perché la rimessa è in attacco in favore della stella azzurra. Vicino alla torre, sarà lui a rimettere il numero 10, Andrea Torre. Via Cacace. Savoldelli. Tutti. Luca il tiro. Ancora Cacace, spara la 3. La mette. Molto preciso questo ragazzo, molto lucido. Tutte le volte che ha dato il tiro finora in questo match. Per 5 punti per lui. Finta, adesso tiro dalla media di Fabio Giampieri, realizza
14, quindi si diventa con Casa Grande, poi perde il controllo del pallone, lui recupera Bertone, forse il fallo, e Dani di Casa Grande commesso la cacace, messo ha preso improvvisamente e infatti c'è. Senti, siamo al primo tema della gara. Sul punteggio di 14 Senigallia, 16 Stella Azzurra. Minuti 50 ancora da giocare in questo primo quarto di gioco. Senigallia sotto di due punti, 14-16 in favore della Stella Azzurra Roma. Un'atmosfera quasi teatrale. Palapanzini in possesso Giampieri, che va da Casa Grande, questa per Catalani, non ci penso due volte, io di Catalani, Casa Grande è il primo. Di calcio questo rimbalzo lungo, dopo in pizza va da Scrima, ancora Scrima, si allontana dall'area, ora si butta dentro, poi subisce il pallo, realizza, ma il gioco è stato interrotto qualche istante prima, quindi non è valido, il canestro di Nicola Scrima, rimessa in prossimità della panchina biancorossa, come sempre a Fabio Giampieri, Scrima è sulle blocchi, Casa Grande, butta dentro, un'autostrada, Riccardo Casa Grande. Altri due punti per il Casa Grande, situazione ora in parità, 16 pari, ora Cucchi esce dai blocchi, la torre numero 6 da campo, Savoldelli adesso tiro dalla media, primo ferro, prima prende in qualche modo il rimbalzo, scarica per Giampieri, adesso si rifà di Giampieri, va! Anche questo, Fabio Giampieri, finta, fuori dall'arco del 6.75, si butta dentro, adesso il tiro, due punti, e il terzo tentativo di Fabio Giampieri, e il terzo tentativo che va a canestro, Cucci, replica prontamente, altri due punti per lui, 18 pari, situazione molto equilibrata in questo finale di primo quarto, prima Giampieri, per passaggio, si fa vedere Scrima, poi arbitro interrompe il gioco, deve esserci stato un fallo in fase di impostazione di questa trama offensiva, cambio intanto l'inizio della Stella Azzurra Roma, è uscito Savoglielli, in pochi istanti vedremo chi ha preso il suo posto. Casa Grande intanto è pronto alla linea della carità per questi due tiri liberi, si concentra Riccardo, mette il primo, se ne taglia, mette avanti più uno, 9-18, 3-20 dalla fine di questo primo quarto, mette anche il secondo Riccardo Casa Grande, 10-2, 4-4 totali questo primo periodo. Ora è la torre, carica bene per il numero 24, in entrato Trapani, cerca spazio, poi scarica dalla parte opposta, buona l'apertura del entrato, ora si ingaglia in avanti per provare a dare uno strappo a questa gara, si pensa Scrima, chiuso, poi il passaggio è interessante, Catalano riceve, si gira, tira, non va, da campo a rimbalzo, serie di finte, la torre, ancora lui si butta dentro, libera benissimo di Casa Grande, adesso il tiro della torre, bellissima soluzione di questo direttore improvvisissimo numero 10 della Stella Azzurra. Catalani, Giampieri riceve, bisogna dire che anche la difesa romana
questa fase di crisi. E la cosa fa di perché mi ha richiamato in panca da Mirko Gallo, il presupposto Sandro Mandalone. Perfezione da Cucchi, 22 punti, il numero 24, la Stella Azzurra, prima Catalani, il resto è di Nicola Catalani, è un po' sfortunato, ferro fuori, il rimbalzo ancora nelle mani dei Nerazzurri, con la torre, riceve Cucchi. E Cortucci inserisce il bonus di 24 secondi, possesso nelle mani di Sinigallia, ma Roma è tornata ancora avanti grazie allo spunto di Trapani. Maddaloni intanto sul da campo, ma spazio va a servire casa grande, scala ancora Catalani, palla canestro, tira buttando indietro. Molto bravo Nicola Catalani ad usare il fisico. Adesso qua c'è la torre che sta facendo un tiro molto piace, prova la spinta Gagliardi a far rimbalzare il pallone sull'avversario, non ci riesce. Maddaloni in transizione va da casa grande, pensa al tiro, poi non si arricchia, si butta dentro casa grande, non va. Sembra aver usato un po' il colpo Riccardo, non ha gradito questa struttura offensiva. Di passi alla posizione della Stella Azzurra, con il fatto che il tiro di Trappoli non va, esprima ancora in possesso, si trova a metà campo, dentro c'è il tiro, poi si fa il fallo invece viene sanzionato. Continua girando di cambi, esce Casagrande tra Pastinoni, escono Cucci e la torre. Anche il capitano Pierantoni nella fila della Golden Gas, è uscito Mac Bertoni con la scrima. Sbaglia il primo, ancora parità, 22 pari, 28 secondi dalla fine di questo primo quarto. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2. Il pallone in gioco a favore del numero 4 Buscaglione, ora è Guagliardi, Buscaglione tiro da 3 punti, fortissimo Fabio Cucci, non va, ora è prima tiro da 2 punti di Catalani, non va, vanno a prendere il rimbalzo. L'ultima soluzione offensiva di Guagliardi non va, finisce sul primo quarto, il punteggio di 22 pari. In favore la Golden Gas Sinigallia, Pierantoni il pallone nelle mani di Scrim, passiamo il belli, ora Pastinelli, Raffani lo segue, Maddaloni riceve
giusto dentro la grandissima giocata di Guadalupe, che poi basta il giro. Savoldelli, Trapani riceve, ancora Trapani, molto più la rifazione di passi, almeno così la chiama la partita della Golden. Trapani non ci pensa due volte, fa partire un 2-3 che non arriva neanche al ferro, quindi si ripartiva da una rimessa. È proprio il numero 24 Trapani che lascia il posto. Numero 4 Stefano Buscaglione. Poi ci prova Catalani, non va, rimbalza un tocco di piede, così è l'arbitro, se la vede, si riprenderà con una rimessa in attacco per la Golden. Bravo di fare Catalani a cercarsela con il pallone, a buttarsi. Rimessa in attacco per Luca Pastinelli. Per Stima, Daloni riceve. Pierantoni rischia il doppio palleggio, ora ancora Maddaloni, arresto tiro, poi serve Scrima, questa cosa che giusto va a Maddaloni. Maddaloni si butta dentro, non va, peccato, ottimo il giocato di servo che è stato in campo con il tiro giusto, ma non ha trovato della ritira. Ora tutti liberi per Sergio Maddaloni. Migliaia può allungare avanti di due lunghezze che ha messo il Luca Pierantoni. Mette il primo, tutto. Mette il secondo, tutti via. Sergio Maddaloni. Buscaglione, c'è ancora Buscaglione, vengo per la torre che si muove bene, poi c'è un fischio arbitrale, il fallo dovrebbe essere di Maddaloni. Parlavamo prima delle doti di Andrea Latorre, un giovane che è già stato individuato dalle squadre più prestigiose nel campionato italiano, può essere l'Armani di Milano, e a 7 in poi l'Armani di Milano, scusate, ci ha già messo gli occhi addosso. I talenti italiani ed anche forse europei. No! No! Si sta un po' per questo fischio di buon vitrale, un secondo passo che schiazza di Pierantoni, che è un siciliano contropiede, quando si qualifica con una torre che diceva parla ora per guagliarvi. Di Nico Pierantoni ancora, ora è Scrima che apre tutto per Maddaloni, Sergio Maddaloni, questa azione già dall'altra parte, riceve, parla in mezzo a tutti, non è stato assicurato, non va, il fallo fischiato proprio numero 10 che di questo 36 punti in quel di fondi, Matteo Battisti ha già quasi 14 punti in media partita, questo ragazzo che al secondo anno qui a
fortissimo, non fischiato ma soprattutto in questo caso Castiello che va a scancellare il tentativo. Sempre meglio della squadra azzurra, ora c'è intanto il nostro sportivo Bertoni della lunetta, 0-2. Comunque su voi ragazzi, prego le gas, Guadaloni, Pasquinelli anzi va alla miccia per incontrare questa rivista, per poi si rientra Cucci, esce Guariglia, Battisti riceve, lui lo segue Battisti, Guadaloni, Pasquinelli, va Pasquinelli, Bertoni, che non aveva preso questo rimbalzo, lo lascia sfuggire, contropiede della Stella Azzurra, Savoldelli che riceve, dentro per Cucci, ancora lui spara canestro, sono fisico, arriva Savoldelli in soccorso, poi capita il pallone nelle mani del lungo sbagliato, Pierantoni, ancora Maddaloni, Pasquinelli con qualche difficoltà riceve, ancora Maddaloni, riferito contro Trapani, adesso quindi Maddaloni, questo pallone per la parte con il numero 24 Emanuele Trapani, Cucci, ora lui dalla media tiro a due punti, non va il batto di Mac Bertoni, bella Battisti, Matteo Battisti veramente illumina con le giocate tutte le grandi offensive della Golden Gas, da Ida ormai semigancio, pregevole fattura, due punti per Mac Bertoni in questo secondo periodo, Pallone forse interessante questo periodo, si butta in contropiede, altri due punti Senigallo, sembra la tragedia, ci sono due punti che si può chiamare finale, sono entrati loro che assolutamente con poco lo stato in paio di gol avanti di 10, massimo vantaggio, Senigallia 32, 3-2, Roma 22. Periodo prima della pausa lunga, una bella strigliata quella di coach Santini e i suoi ragazzi hanno forse rallentato un po' e Senigallia ne ha approfittato subito andando con due cifre di vantaggio, un time out ha aiutato la torre compagni, pare di sì, perché prende poi meglio un po' la Stella Azzurra, due punti. Ora Maddaloni, vicino Bertoni, preferisce Battisti, il Buscaglione riesce a risparmiare il pallone, Pasquinelli, vede per Bertoni, con l'altro come leone, Bertoni, bravissimo, toccato più volte il braccio di Bertoni, il fatto che si è già ripreso a giocare con Buscaglione, Maddaloni, Trapani, Savoldelli dentro per Cucci, ottima azione della Stella Azzurra, ottima gestione e circolazione di pallone, conclude Cucci pitturato, la Battisti già dall'altra parte, Pierantoni, dentro per Battisti, bellissimo,
6-6 domenica scorsa a fondo, determinanti per vincere la gara all'overtime. Le guardie sono gallese e ovviamente compete fallo. Santini richiama in panchina Buscaglione e Savoldelli. Sì, così è. Entrano La Torre con il numero 10. Guariglia con il numero 18. Pasquinelli riceve per Antonio, passo per Battisti, da subito Trapani, passo incontro. Battisti, Pantaloni, per Antonio, bellissimo. Capitan Pier Antonio che si guida per la fine del difensore per appoggiare due punti facile e facile. 36-26, ancora più 10 per Senigallia, ancora la torre. Cerca spazio, il fallo di Lucio Pasquinelli. Se ne incarica proprio la guardia di 100 centimetri, molto flettica, Andrea La Torre, non ci va lì, dato le qualità delle ultime settimane, cioè non temere molto le doppie flettiche tecniche di questo ragazzo, giunte al resto di una squadra giovanissima e atletica e motivata, possono sicuramente creare più di un'insidia i più esperti colleghi senigallesi, ma la Senigallia riesce a controllare questa partita con un doppio cifra di vantaggio più 10, e questo non è ancora la parola azzurra, con il pallone invece con qualche forzatura la Trapani va molto corta. Cucci a recuperare questo pallone, finiscono i 24 secondi, la rimessa sarà ancora attivata, bianco rossi locali, Pantaloni per Battisti, con tutta la calma del mondo chiama lo schema Matteo Battisti, si trova nel campo, Napoli lo aspetta, Pierantoni, Pantaloni sta in conto per adesso, il momento di Matteo poi va dal sotto mano. Anche due punti per Pantaloni. Segno di segnale di reazione da parte dei ragazzi della Trapani, con Cucci vanno a segnare anche due punti. Sempre più 10 il vantaggio dei biancorossi. Pantaloni, no, fuori da 6.35. Dentro per Pierantoni, dice il fallo. Cacace. Un altro giro in lunetta per il capitano della Golden Gas, mentre forse il team continua a cambiare giocatori in campo. Esce proprio il numero 25 Calcace, è entrato senza visione dello speaker, è abbastanza complicato vedere il parquet. Adesso è entrato comunque il numero 18 Guarino, e La Torre si mette anche a fare il playmaker in cabina di regia, e dopo sicuramente non gli mancano la Trapani da campo, deve vedere ancora La Torre, saggio dentro per tutti, fatica parecchio la Trapani. La Torre, serie di fine, signor di La Torre, bellissimo lungo, Pantaloni, Catalani, Pantaloni, ancora Pantaloni, dentro per Pasquinelli, Pierantoni, Catalani a due punti, non può fare che sparare da tre, anche qui, la torre, spegne, spunto il pallone, fuori, la torre, serve molto bene, sto tempando, numero 12, Masciarelli, ha entrato un po' più fa,
razza di guariglia Masciarelli, che fa un fallo, gli altri fanno giocare Maddaloni. Catalani subisce il fallo di Cucci e piano, no? Con le mani forti. Molto bello di chiamo in pancia a Sergio Maddaloni, intanto rientra Fabio Giampieri. Catalani avrà a disposizione gli ultimi liberi, mette il primo, uno dei vinci per giocare, l'Italia è già a quota 44 punti su 16, vai al secondo di corso, corre, va dall'altra parte, serve proprio Rafa. Corre, va dentro da numero 18 Guariglia, uno di arbitri interrompe ancora il gioco, dando un'occhiata alla situazione falli, se nella parte di tabellone riguarda la vendita tutti sono fermi, poi un fallo, quindi situazione ampiamente gestita la parte opposta, quella della stella azzurra, il giocatore con maggiore facilità rispetto al primo quarto, un altro fischio arbitrale, questa volta in regolarità la commessa Pasquinelli. Secondo fallo Lucio Pasquinelli, quindi rimesso in attacco per la stella azzurra. Masciarelli, la torre riceve, la sensazione che la torre sta cercando di caricarsi la squadra sulle spalle, ma è un po' col tiro rispetto, potrebbe in realtà sbagliato, ma sicuramente la strategia sta facendo circolare palla in maniera eccellente. Col passare dei minuti la differenza, un po' di esperienza, se ce lo sentire la pena. Secondo quarto finisce qui, il capitano di Sion Toto, il secondo quarto di punto giù, 49 secondi, 28, 0 di una Roma. Pronto per riprendere qui a Palafanzini in Gaia il terzo periodo di gioco, la Golden Gas, Stella Azzurra Roma, la partita sicuramente riparte, come abbiamo visto sul parquet il primo due quarti, il primo periodo equilibratissimo con ottimi spunti, ottime soluzioni da parte dei ragazzi allenati da coach Santini, tant'è che hanno condotto il match anche se di misura, ma nel secondo periodo corso Mirko Galli, ricordiamo oggi sostituisce il qualificato Alessandro Valli, ha messo in campo quelli che sono i maggiori periodi ed esattamente come sta accadendo in questo inizio di terza frazione, Migaglia sta prendendo il largo con questo punto di Maddaloni, la serve Maddaloni spaccando in un balzo, Singaglia avanti 52-28, un risultato sicuramente ancora severo, ma situazione di passo in carico di Nicola Catalani, il punteggio di Torino è abbastanza severo per questi 24 punti che separano due formazioni. Onestamente la Stella Azzurra, ricordando che si tratta di una squadra composta da giovanissimi, il campo l'ha ottenuto egregiamente, ma il termine di
22 numero 24. Provare una soluzione meravigliosa per dare la scossa ai suoi compagni, schiacciata, si dice la torre che resta fuori dal fallo del numero 9 Giardieri, secondo fallo e primo di squadra. Secondo fallo per Fabio Giorgioni. Il squadra sbaglia in linea. Va Nicola Catalani a prendere il quinto rimbalzo della sua gara. La Maddaloni. Catalani. Più da solo. Adesso il tiro di Nicola Catalani. Soluzione corta. Ferro. Spalla fuori il intervento. Abbastanza deciso e dagli picci da parte di Nicola Catalani. E ovviamente arriva anche il fallo. Fallo del numero 8 Catalani, secondo fallo, secondo di squadra. Catalani, abbiamo un occhio alle statistiche dei primi due periodi. Il top scorer di questa gara finora è il capitano della gol del Filippo Pierantoni con 12 punti, 2 su 3, e più rimbalzo totale. Posso dire, Chiaro Casagrande con 11, il migliore realizzatore, il migliore realizzatore. La Romana con 9 punti, trap contatto e l'attaccante che si trova di mettere in piedi questa gara, però va a sbattere contro il diretto difensore di Maricato Rosso, la Firsi, da Bertoni, da Pieni, Casalani, palla canestro, contro Cacace, palla canestro Catalani, poi serve con prontezza Battisti, tiro di Matteo però viene spettato dal ferro. Cacace va a approfittare di questo passaggio, poi la corre, sfrutta un attimo involontario di Maddaloni per provare a controllare questo rimbalzo, serve la palla al numero 10 e realizza il quinto punto di questo terzo quarto, il settimo quarto. La Giampiera adesso gira alla lunga distanza. Tutti. Un'altra soluzione difensiva ottima, sempre firmata da Fabio Giampieri, che stoppa questo tentativo di passaggio di La Torre. Ha messo tutte le mani dei nerazzurri ora da campo. Ora Cucci. E rimbalzo di Macbertone, il ritmo cerca di dire subito Maddaloni, Maddaloni, Bertoni, Battisti, contro tre avversari, è fortunato Matteo che comincia in tutto, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di Cucci, un pallone dato per perso, in qualche modo Matteo riesce sempre a fare la cosa giusta e a rimediare questa rimessa in attacco, sarà lo stesso playmaker fanese a rimettere in gioco questa questo pallone. Giampieri pensa al tiro, non è servito dietro la schiena, un po' di sufficienza, poi ancora una volta la Stella Azzurra che si complica la vita facilitando il lavoro a Battisti, l'ultimo tocco ancora di Cucci, altra rimessa in attacco per Matteo Battisti. Cambia lato, va da Maddaloni, c'è il rimbalzo di Cacace, pallone rischioso ma in qualche modo viene recuperato da Savoldelli, la torre da campo contro Giampieri, Savoldelli sbaglia il passaggio, meglio, bravo per tutti, altra palla persa, l'ennesima di questa gara, ovviamente da una parte dall'altra, la Battisti prova! Prima tripla della gara per i play di Fano, dobbiamo ottenere 36 punti della trasferta di domenica scorsa di conduzione determinante la porta di Matteo per vincere la gara strumentale. Ora bellissima questa cercata della gol della scorsa trama offensiva. Il numero 24 Trapani escono, il numero 6 di K e il numero 18 Grande.
tra Maddaloni e Catalani. Anche il tavolo ha ripristinato il collegamento in microfono. Rafael che gli è entrato molto dentro, molto dinamico questo ragazzo ormai il numero 24, ha soltanto un colpo di 3, tutte le sue soluzioni, clamoroso di Pucci che va a sbagliare il 2, va a incoraggiare il numero 20, secondo fallo del numero 6 Battisti, primo di squadra, terzo di squadra. Un'altra chance ai ragazzi della Stella Azzurra perché ha commesso fallo, quindi rimessa l'attacco per i ragazzi di questa Angelo Santino. Pucci fuori per la torre, Maddaloni lo aspetta, lo si fila, palla per Trapani, dell'angelo per Cacace, non sta dentro, l'arbitro ovviamente non fischia perché si è soffermato sul pallone uscito che è toccato proprio da Fabio Giampieri. La palla era chiaramente uscita, forse c'era un fallo qualche istante prima commesso da Cacace, così non è. Altra rimessa in attacco per la Stella Azzurra Roma, sarà Cacace a rimettere in gioco questo pallone. Ancora finiscono i 24 secondi, siamo arrivati quasi a metà di questo terzo periodo. Quindi vai avanti 5-8-32-3-2 e rimessa ancora affidata alla gol Matteo Battisti, aspetta Trapani, con la Maddaloni guagliando cade rigorosamente a terra, onestamente non sembrava esserci fallo nel Bertone, è un po' sbilanciato Mike, era la torre per non solo il controllo, in questo modo riesce a seguire Pucci, pallone recapitato a Trapani e adesso tiro di Trapani non va, c'è l'imbalzo di fallo di Giampieri, il numero 9 Giampieri è abbastanza fallo del numero 9 Giampieri, terzo fallo, quarto di squadra, cambio gol del gas, il numero 12 due cambi nella Golden Gas, si sono rientrati in corsi, ma con il numero 12 con il numero 20 Riccardo Casagrande, l'altro se non sono sbagliato la Stella Azzurra, quindi lotta più spinto e forse sono bravo a tenere un banco perché ha due passi, non può sbagliare, ma Cacace rapido in questa soluzione, due punti per lui, ora prima riceve il massimo, grande, adesso quindi di casa grande, non va, prova a prendere l'imbalzo Giampieri, qui c'è più veloce di lui, si mette dall'altra parte, ancora Cacace riceve, torna dentro per Pucci, si muove bene, poi c'è un fallo, fischiato a Mike Bertoni, per interrompere falosamente questo tentativo di appoggio il numero 54, fallo del numero 11 Maddaloni, secondo fallo, cambio la Golden Gas al numero 18 Pasquinelli, esce il numero 9 Zaffieri, Maddaloni non di Bertoni, entra Pasquinelli e invece sbaglia il primo libero Valerio Cucci, 4-30 da giocare, mette 1 su 2 il secondo, scrive temporeggia Maddaloni fuori da 65, anticipo di Cacace su Riccardo Casagrande, un'altra rimessa in attacco per Sinigaglia affidata a Sergio Maddaloni, la scrima dentro, poi il pallone prova a farlo passare tra due avversari, funzione abbastanza complicata, comunque riesce a rimediare una rimessa, ancora una volta affidata a Maddaloni, scrima con Trapani, Maddaloni si butta dentro, bellissimo il passaggio per Bertone, non si fa pregare a due passi,
attenzione, a tre punti. Ora intanto c'è Cucci dall'angolo, va da tre punti. E Cucci, tripla. Cucci, tripla. Forte risposta. Tra le due formazioni. Bertoni e Cucci, la parte all'altra, mandano si butta nel traffico, in qualche modo la palla viene accappata a Casagrande, ora Pasquinelli all'angolo, poi c'è un po' di parapiglia, c'è un po' di parapiglia a casa la camomilla nel pitturato tra Maddaloni e Cacace, nulla di grave, speriamo. Terzo fallo del numero 11 Maddaloni. Si fanno a parlare con uno dei due direttori di gara, Maddaloni. Non adesso! Ha commesso il terzo fallo Sergio Maddaloni. 3.39 da giocare. Una avanti. Di lunghezza. La voglia. Ora che piace. Primo libro messo in segno. Vedete che secondo 2 su 2. Ora Maddaloni. Gioco sinistro! Sei di finte, bellissima la giocata di Maddaloni, che poi va a servire un pallone perfetto per magia di Sergio Maddaloni. Una perla di Maddaloni che va a servire a Casagrande. Un pallone d'oro, non era facile appoggiarlo in reverso, quindi ci riesce. Ora per Scrima, taglia per Casagrande, Maddaloni pensa al tiro, si è dipinto, ancora lo controlla. Fallo d'attacco. Fallo d'attacco. Il fallo dovrebbe essere stato di Bertoni. Secondo fallo del numero 10 Bertoni, cambio gol di classe da Nicola Otto, Catania e sono 11 Maddaloni. Questo battito di Focaccia rientra ancora Catalani. Ossia sono le mani della stella azzurra con Savoldelli. Cucci dentro per la torre, bellissimo. Il passaggio di Cucci per la torre. La torre. Poggia due punti. Il nono della sua gara, perché ha provato a stopparlo, poi ha preferito non andare a commettere fallo. Prima fallo, no! No! Schiato, vediamo Cacace. Quarto fallo del numero 25 Cacace. Cacace, danni di cambio per la stella azzurra, esce 25 Cacace dal numero 6 da campo. Da campo sul numero 6. Più 20 per la Gondolas, 62 e 42, 1 minuto e 27 dalla fine del terzo periodo. Non fosse mai una fase di gioco. Pasquinelli per la rimessa. Scrive Pasquinelli, esce dai blocchi, dice di più di Pasquinelli, un indicino e è rimasto a puntare altri due punti. Ora la torre Cucci, ancora la torre con il fisico. Bertoni si è giocata bene in questo fallo. Terzo fallo del numero 10 la torre. La torre che secondo di squadra. D'accordo con la scelta arbitrale. Quando basta, quando basta. La scrima. Vicere Catalani. Si muove sull'arco del sesto. Un altro intervento falloso. Grazie. Da campo. Secondo fallo del numero 6 da campo. Secondo fallo per lui, Danilo, casa. Terzo di squadra. Terzo fallo di squadra. 1.45 da giocare in questo terzo periodo. Altra rimessa in attacco per Pasquinelli.
per il bassissimo ovviamente la gol della sua interesse vedete la sentiamo la morisa perché forse il suo quarto posto matematico no, c'è partita il piede regolazione sul grande tutto per migliorare alcuni meccanismi di gioco recupera un pallone che sembrava perso scriva bravissimo seguire Catalani bellissimo il fatto di Nicola Catalani la torre va fuori non si arriva il numero 7 Alessandro Quagliardi sospensione richiesta dalla stella azzurra l'ultima piazza in questo campionato di Serie B, Girone C, ovviamente l'ultima
posizione la occupa Cagliari in compagnia di fondi, non della Stella Azzurra, che ha 12 punti, quindi la Stella Azzurra è l'ultima posizione, non l'ultima. Ho dovuto fare una piccola correzione. Torniamo ora alla partita con l'inflazione di passi fischiata a Andrea La Torre, sicuramente di più maggior prestigio della formazione nerazzurra, anche se oggi ha provato con parecchie difficoltà delle carenze, ma da noi accoppiato qui c'era un fallo abbastanza netto sotto la nostra postazione, un tacco tiro di Postinelli, non viene sanzionato il fallo neanche questa volta, gli altri vogliono far giocare perché l'appoggio che il suo 17esimo punto. Dall'altra parte con Pasquieri, tra l'altro con questa volta secondo dopo l'appoggio di tutti, va Nico Pasquinelli, tripla, ora la Stella Azzurra con Tucci fuori del 130, Tucci è il miglior realizzatore della partita con 17 punti, segue Riccardo Casagrande con il primo gol con 15, Tucci è il classico fuori in qualche modo, poi c'è l'appoggio che interviene l'arbitro, rivista a bordo fallo. Fallo del numero 5 Pierantoni, primo fallo, primo di squadra. Primo fallo di squadra. Sono un pitturato del nostro che parte da qui, che viene per essere più sensibile, l'arbitro ha optato per ricattare la Golga, è proprio la Golga che approfitta di questa ennesima palla persa della gara, parte la Stella Azzurra, Maddaloni butta dentro, avete due punti meravigliosi, serve a poco perché il gioco era stato fermato. Quinto fallo del numero 25, quinto fallo numero 12, Masciarelli. Masciarelli che calcia forse un po' nervoso a tratti, primo fallo di squadra, portato parecchi punti a causa della Stella Azzurra, questa volta si è assuntato un po' di nervosismo. Quinto fallo all'inizio dell'ultimo periodo, anzi non aiuta, la partita già compromessa, Maddaloni sbaglia, possesso delle mani della Stella Azzurra che la corre, corre per Mattarelli, butta dentro, sbaglia, sfortunato, molto sfortunato perché si è messo molto bene in mezzo alla difesa biancorossa, molto bravo da Mattarelli, ci prova. Prima però si è tutto dentro, va a servire Catalani, poi scelga per Pasquinelli, prima situazione di palla per la Golga, sbaglia Catalani che non può mettere prima, non riesce a catturare questo rimbalzo, altro tiro della Stella Azzurra, a Golga Pasquinelli da Ciccia per sbattere il pallone da Ciccia, rimessa con la Golga. Prima in cabina di regia, avevo molto infarto, per neanche presa rete, per dare un po' di respiro a Matteo Battisti, 36 punti, domenica scorsa a fondo. C'è intanto fallo il numero 9 Sardelli, primo fallo, fallo secondo di squadra. Il primo fallo per Nicola Savaldelli. Messo in attacco per Senigallia, Maddaloni, prima del blocco ma riceve Pasquinelli, ecco qua, scrive Pasquinelli, ecco punti, ci prova, corre dentro per Tucci, modificato, poi questa pallina va cambio per
la squadra azzurra esce il nuovo set di Guardiati entra il numero 4 Busteroni. Il possesso regalato a Senigallo. Prima Antonio, dito per Catalani. Guarda che bellissimo movimento di Nicola Catalani, un peccato perché sbaglia. Guarda che sto in mente la cosa più semplice. Molto bravo Nicola, molto bravo. Quella Catalani si è mosso veramente molto molto bene, poi è un giocatore sfortunato, è successo già più volte a vari giocatori in campo che il ferro sputasse fuori il pallone. È veramente apprezzabile il movimento di Nicola Catalani in avvicinamento a canestro. Ora Savoldelli, cambia di regia, prima lo controlla, lo va da Cucci, è un dovuto versatile, la torre al compagno con la Savoldelli. Riuscito a portare la soluzione tirando indietro un tiro dalla media, non va. Possesso ancora per l'Italia, 6 minuti e 04 dalla fine di questa gara che sembra essere già ampiamente decisa. La Squinelli da 3 punti si riprova, non va. Ci deve essere la terza prima di fila per Vito Pasquinelli. Savoldelli dalla lunga, rimane anche lui, sbaglia. Quindi prende il rimbalzo, serve prima, prima subito dall'altra parte, con un fallo alla torre, il fallo invece è di Masciarelli, siamo da qua, sì, il fallo del numero 12 Masciarelli, per me il numero 12 Masciarelli, primo fallo, terzo di squadra, cambio per la torre, esce la torre, il numero 24, il numero 18 Valori, si è ripinto il Catalani a 3 punti, ci prova, va! Savoldelli, dentro, palzullone per Cucci, che realizza il Cucci al medesimo punto. Gianpieri, prima, si prova a mettere a campo prima. Savoldelli non lo perde di vista, ora va da Pier Antonio, dentro per Catalani, buono l'appoggio per Gianpieri, sbaglia, appoggio reverso, Mandaloni in qualche modo riesce a ricevere il taglio fuori di Nicola Catalani, Mandaloni si butta dentro, Pier Antonio prende il rimbalzo, una mischia, appoggio, Pier Antonio. Di Savoldelli in forzata, poi c'è un altro fallo fischiato allo stesso numero 9 della Stella Azzurra. Allora, numero 9 Savoldelli, secondo fallo, quarto di squadra, cambio della Stella Azzurra, entra numero 6 da campo, il numero 18 Valeria, esce il numero 54 Pucci e il numero 9 Savoldelli. Valeria, esce proprio Savoldelli. Oltre a Pucci, prima Mandaloni, Mandaloni, Catalani da 6 punti, fa una bomba, non va, allora rimane lì, né per Antonio né Mandaloni se ne accorgono in tempo, è partita Buscaglione, si recupera, è tornato in corso con il vecchio passo, l'arbitro preferisce anche, comprensibile, a giocare, torna da campo, Guariglia, Napoli, su questa azione scendono definitivamente di gola del programma, dopo il primo quarto cambio per la Stella Azzurra, grazie a tutti.
esce il numero 12, Masciarelli entra il numero 7, Guagliardi. Corso di questo secondo metà di gara. Questo è di Gallia. E... Guardate i punti di classifica, se ne è andato a 38. Mandaloni, che recupera Antonio. Giampira che punto. Lo fa. Misteriore. Tutti. Di quello che l'NBA negli Stati Uniti si chiamerebbe garbage time, ovvero i minuti che separano dalla fine, la partita è già finita. Corsi Galli, il campo, Giacomo Giusallelli, Landa, nella stella azzurra, esce il numero 6 da campo, entra il numero 12, Masciarelli. Masciarelli riesce da campo. Probabilmente 3 minuti e 9 per mettersi in luce Giacomo Giusallelli, numero 15, e una volta lascia dal posto Sergio Mandaloni, appena brava, tirato anche il secondo tiro libero, però sbaglia, quindi nel senso non rimane della scuola con il Buscaglione. E come Mandaloni un'occhiata alle gare precedenti, a volte lascia spesso dovuto affrontare squadre che hanno tirato la gara fino alla fine, quindi lo spazio per gli under ovviamente non è stato tantissimo questa stagione. Palla per Trapani, ultimo tocco di Giulio Torbella Goldingas, quindi la rimessa affidata a Buscaglione proprio davanti alla panchina biancorossa per Trapani. Spazio dentro per il semigancio che lo fa e Antonio va da scrivere. Palla canestro, un bel pezzo da fare per arrivare, e alza la parabola, non va, ha avuto sicuramente bella chance, bravo, lancio sinistro, Cucci che butta il pallone, bellissimo, la parte opposta, l'appoggio non va, continuato le prossime, peccato. 40 ancora da giocare, stiamo uscendo a Masciarelli, che prende controlla, tutto il blocco irregolare. Guarda. Fallo del numero 9 Giampieri, quarto fallo, secondo di squadra, cambio a Rodegas, e tra il numero 10 Bertoni. Tutto Bertoni fuori per il gol. Esce il capitano, vinto Pierantoni. 14 punti e un fallo da signora. E infatti, come ricorda lo speaker, forse il mito Pierantoni ha voluto fare quinto fallo per il numero 9 Giampieri, ha voluto commettere un terzo di squadra per fare in modo di chiudere il compagno di calcio in campo, il numero 18 Pasquinelli, e esce il numero 9 Giampieri con 14 punti. Anche Giampieri esce forzatamente il quinto fallo, dentro un'altra volta Lucio Pasquinelli, Trapani, prima,
straordinaria gestione alla playoff, figa. Felicity. Prima. Era con la palla in mano, quindi Senigallia 80, Stella Azzurra Roma 58. Ottimo ritorno per il Milan della donna. Domenica prossima. Vi ricordo anche le partite dei playoff di venire alla Palasport o con una maglia bianca o con una maglia rossa. L'ultima trasferta. Lo portiamo tutte bianche e tutte rosse. Facciamo una cosa vista. E poi l'ultima gara interna di regular season. Questi tabellini della Stella Azzurra guadagnati 5 punti, Savoncelli 6 punti, Battuglia 8 punti, Masciarelli 5 punti, Cacace 13 punti, Cucci 19 punti. Lodegas, Pirantoni 14 punti, Battisti 5 punti, Catalani 13 punti, Giardini 9 punti, Bertoni 4 punti, Mandaloni 12 punti, Pasquinelli.